Una delle feste campagnole del palinsesto estivo della Proloco, organizzate dalle associazioni di quartiere, quest'anno taglia un traguardo importante, i primi 10 anni di vita. È la festa del fritto della Tombaccia, organizzata dai volontari dell'associazione Quedla dal Fiume, nomenclatura appositamente coniata per far orgogliosamente capire che c'è vita oltre le mura cittadine. Ed infatti, pur essendo più giovane di altre ben più radicate e conosciute, ha subito sbancato, facendo crescere di anno dopo anno il numero dei partecipanti. Denoto una partecipazione assidua sia delle persone locali, che sono quelle che in qualche modo animano la festa, perché danno un supporto manovale e organizzativo importante, ancor di più la presenza, che mi auguro sia numerosa come gli altri anni anche quest'anno, del pubblico, che solitamente viene anche dall'entroterra o dal circondario, per cui significa che la festa è apprezzata magari non solo per l'evento ma anche per quello che offriamo, cioè sia il fritto che in qualche modo impiattiamo e anche tutto ciò che contorna la manifestazione. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno la star della manifestazione sarà quest'anno il raviolo fritto, a versione al cioccolato oppure con confettura. Dopo aver fritto praticamente di tutto, sarà questa la leccornia gastronomica che si contenderanno i visitatori, dopo aver naturalmente assaggiato le prelibatezze fritte a regola d'arte dai cuochi del ristorante La Perla, che come sempre proporrà dal pesce alla carne alle verdure ogni possibile variazione al tema. Ma la festa del fritto non è solo gastronomia, ma anche intrattenimento e ballo con le grandi orchestre della tradizione, Jose Lito e Mario Riccardi, ma anche espositori, artigianato locale e anche come ospiti privilegiati i bambini, a cui saranno dedicate aree speciali. Sì, io devo fare complimenti a questa associazione che arriva a 10 anni, quindi un bellissimo traguardo, un traguardo in cui ha dato un bel impulso sociale ad un quartiere, una grande vitalità, e quindi è importante che la città riesca a esprimere questa cosa, e quindi devo fargli tanti complimenti sia per l'impulso sociale ma anche perché tante persone del territorio ma anche del lungomare, insomma, alla sera riescono ad arrivare alla manifestazione per godersi di una buonissima enogastronomia fatta da dei nostri ristoratori locali e di una serata dove possono stare bene in allegria.